Ciao bambocci, qui dall'altra parte del microfono vi è un deficiente. Letteralmente, perché questo deficiente ora pensa di poter elargire le proprie conoscenze basate sulla propria esperienza e non perché si sente superiore, ma semplicemente perché dopo qualche misero anno di vita ha imparato a gestire delle cose che prima sembravano scontate, stupide e di alcune probabilmente non me ne rendevo nemmeno minimamente conto. Ciao carissimi, questo è Elettrica Boo. Oggi parleremo delle 5 pessime abitudini di un disegnatore barra artista. In realtà queste si possono applicare alla vita, perché sono un po' più basate sul nostro livello umano o lavorativo piuttosto che sul disegno stesso. Ne faremo altre 5, chissà, magari la settimana prossima, sul disegno vero e proprio. Queste 5 pessime abitudini in realtà hanno più a che fare con il tuo essere artista, con la tua crescita di artista, con la tua artista. Per sicurezza, lo ripeto, artista. Qualcuno ha detto artista, io, ok. Iniziamo dal primo, quello che secondo me è tra i più importanti, ed è quello di non fissarsi con un solo riferimento o avere una sola risorsa o pochi altri, ecco. Assorbire insegnamenti, dritte e stile da una sola persona è sbagliato. È estremamente bello sapere che c'è parecchia gente che guarda i miei video, per esempio, i miei disegni, e li prende come fonte di ispirazione. È bello sapere che influenzi gli stili delle persone, ma avere solo me come risorsa in realtà è limitante e potrebbe portare alla nascita solo di copie vaghe di me stesso, che meglio di no in realtà, solo un peo è anche troppo in questo mondo. Il fatto che dopo un video di peo andiate a vedere anche Frafrog, per esempio, e prendere spunto anche da lei è magnifico, soprattutto per voi, per me meno, un pochino si spezza il cuore, che scherzo. Prendere spunto da più risorse invece di rimanere in stallo su una sola vi permette sicura evoluzione. Ho usato me in quanto creator che spiega cose come esempio, ma era utile per applicarlo a un mondo più vasto. Quando ero piccolo, il mio principale punto di riferimento, ad esempio, era Akira Toriyama, non solo perché Dragon Ball era sempre stato strafucking ovunque, ma proprio perché il suo stile che catturava l'animo di me bambino e mi affascinava, anche attraverso i Dragon Quest, ad esempio, che non so se lo sapete, ma Dragon Quest è letteralmente il primo RPG a turni che ha dato nascita all'intero genere. Ok, ma queste sono cose che non c'entrano niente. Per moltissimo tempo i miei disegni non sono stati altro che una bruttissima copia di Akira Toriyama, finché non ho allargato i miei orizzonti. Dall'intenso studio alla scuola comics, dalla forte passione per il fumetto sia americano che giapponese, ho conosciuto tantissimi altri artisti da cui prendere ispirazione. Non ho ancora uno stile solido che mi soddisfi, anzi, in realtà un po' lo odio, ma ok. Ma sono sempre in costante evoluzione, perché le mie risorse sono tante. Quindi non ricevere insegnamenti da un singolo individuo, non prendere ispirazione da un singolo artista, o ne sarai una vaga copia, non utilizzare una sola risorsa, spaziare. Passiamo ora al secondo punto, che è quello di non postare sui social media. Questa sì che è una pessima abitudine, se ve lo dice Peo, ha ragione probabilmente. Tanto tempo fa, quando l'uomo giocava con i sassi mentre ascoltava i Metallica, era davvero difficile far uscire il proprio nome là fuori, far sapere che tu e la tua arte esistete. Ehi, guarda, io esisto! Magari era tutto basato sulle copie del tuo portfolio che riuscivi a spedire e sulle connessioni personali che avevi. Ora però, nel caotico mondo contemporaneo dei giovani, questi esseri strani che non... Boh, esistono i social media. Ce ne sono molti legati all'arte stessa, come DeviantArt o ArtStation, ma personalmente preferisco Instagram, in quanto è bello raggiungere più persone possibili con la tua arte piuttosto che una nicchia di artisti che un pochino se la tirano, non è per dire, ma ok. Postare sui social media è essenziale per esistere. Può suonar brutto, ma è così, per avere il tuo nome là fuori. Non potrai mai lavorare o essere riconosciuto come artista se non hai lavori nel web, come lo chiamano questi giovani di cui non so niente, ma cambiamo discorso. Non si tratta di avere tanti follower, in italiano seguitori. Mi ha sempre fatto un po' ridere perché non ha lo stesso senso, ma
Ok. Ma semplicemente di avere una minima possibilità di essere notato. Per quanto riguarda la mia esperienza, non potrei mai lavorare ora se non fossi stato notato attraverso YouTube quando avevo solo 270 iscritti da un giovanissimo Vegas, all'epoca lui ne aveva 7000, pensa, da uno Stepney, che all'epoca ne aveva 100.000, da un Zurri, che all'epoca ne aveva 200.000, da un Anima, che all'epoca ne aveva 70.000, eccetera, eccetera, eccetera. Poi una Sabrina, ad esempio, con cui lavoro più di tutti. Questo per dire che non sono gli iscritti che contano, ma la qualità del tuo lavoro, il fatto che sia là fuori. E soprattutto non smettere perché hai un paio di pubblicazioni importanti come Cavolini o Veri Amici, no? Perché scomparirai come una scoreggia in una bufera di neve. Continua a postare, posta nei social. Questo è il mio consiglio. Quindi pessima abitudine non postare, ottima è postare, yay! E da qui mi lego alla terza pessima abitudine, che potrebbe essere essere socialmente inetto. Questo è un po' difficile da spiegare, ma ok. I rapporti con le persone sono non importanti, bensì essenziali. Io sono una persona strafucking timida, socialmente inetta e incapace di avere rapporti umani. O meglio dire, lo ero. Gli ultimi 10 anni tra università, lavoro e soprattutto YouTube li ho passati a limare e ammorbidire i miei tratti caratteriali che mi rendono un essere antisociale. I rapporti con altre persone sono importanti, non solo perché vi è un sistema di scambio e crescita che è più forte se sei in grado di legare con qualcuno, ma perché tecnicamente parlando, se sei aperto a dare e scambiare, in cambio riceverai altro. È inutile negare che rapporti con Imezzo, Sabrina, mi abbiano dato visibilità, ma in cambio di cosa? Prendiamo come esempio questo rapporto, quello con Sabrina. Prima di aspettarmi qualsiasi cosa da lei ho detto: ehi, cosa posso fare io per te? È naturale che prima o poi avrei ricevuto qualcosa in cambio, come una buona dose di visibilità, ma meglio ancora, un'amicizia. So che può sembrare fuori tema, ma non lo è. Se ora lavoro tanto è perché piano piano ho creato connessioni, non a livello puramente lavorativo, ma connessioni e legami umani, visto in una scala minore. Mettiamo che hai un collega, artista, o anche non, vabbè, qualcuno. Piuttosto che dire, ehi, tu fai questo, io penso al mio, e poi bella, ci si vede, è sempre meglio farti conoscere, o conoscere questo, sotto un aspetto più umano, piuttosto che di business. Se un giorno lui avrà bisogno di un collaboratore, lui cercherà te, perché ci hai legato, perché si è trovato bene con te, perché ti sei aperto con lui. Quindi non essere socialmente inetto per creare rapporti che vi daranno crescita in tutti i campi. Yes! E da qui leghiamoci al quarto punto, che è un po' strano, è un po' particolare. Questo si può applicare, come ho detto, a tante cose, non soltanto a noi artisti, ma secondo me soprattutto a noi artisti. Che brutta parola, artista, a me non mi è mai piaciuta. Io sono un disegnatore, un designer. Farsi notare a tutti i costi è una pessima abitudine, perché per tutti i costi, quella parte lì è un po' sbagliata. Avete mai aperto il profilo di un artista di un povero nulla, come me per esempio, e visto la pagina dei tag? Noterete che spesso io, come un Richard HTT o una Frafrog, per fare esempio a voi vicini, siamo taggati su foto di disegni totalmente a noi non legati né minimamente rilevanti. Molto spesso qualcuno fa un disegno della sua dannata waifu e tagga non solo me, ma appunto altri 10 profili di artisti e disegnatori sulla stessa dannata foto. A meno che in un video, ad esempio come l'ultimo, come disegnare le mani, io vi chieda: ehi, provate a fare voi delle mani carine e ficcatevi dal culo. No, ok, e poi taggatemi, e se ne sarò all'altezza, vi aiuterò dall'alto della mia ignoranza. Beh, no, non mi taggate, perché non c'entra nulla con me e il disegno anime che piace a te di Natsu che bacia Grey e che si fa accarezzare da Yu-Gi-Oh! Ecco. Mettiamo che io disegno un riccio di mare e taggo i miei artisti preferiti. Nessuno di loro si occupa, si interessa ai ricci di mare. Quindi non mi devo aspettare niente, non mi devo aspettare che mi notino per questo. E soprattutto fa brutto che io li taggi tutti, una decina di loro, in un unico disegno, purché qualcuno di loro mi veda. Ci sono più metodi rispettosi e sani per farsi notare. Pochi giorni fa un creator che io adoro, ovvero Vati Video,
Italia ha lanciato una challenge per un disegno. Allora ho detto, ah, questa è la mia occasione. Mi ci sono quindi buttato a capofitto e ora sto sperando di essere vagamente notato. Oppure mettiamo che Fraffrog vi sfidi e dica, provate a disegnare Topolino in 10 stili diversi, come faccio io nei miei format. Tu ci provi e tagli esclusivamente lei. Lei, solo lei. Un altro metodo è una classica e mitica fan art che io stesso vorrei avere più tempo di fare per dimostrare il mio apprezzamento per molti creator artisti in generale. Un solo tag quindi dedicato a una sola persona che ritieni speciale e a cui vuoi dimostrarlo è la scelta migliore in assoluto. Condividere il suo lavoro prima di aspettarti di essere notato, quindi prima dare, poi ricevere. Stesso discorso di prima. Sei certo che con 10 tag su un disegno, beh, non te se caga nessuno. Ma un solo tag dedicato a una persona, a una situazione di questa, a qualcosa che si sente legata, sarà più che apprezzata. Non vorrei dilungarmi troppo, ma un altro modo per stabilire contatto è semplicemente quello di essere presente. Io lascio sempre un commento ai miei artisti, alcuni come Kawachi, ormai li saprete, alcuni li supporto anche su Patreon, e ora lui risponde praticamente sempre ai miei commenti. So che il mio nome non è nuovo per lui. Uno dei miei senpai mi ha notato. 5. La peggiore. Smettere di imparare o di essere così presuntuosi da pensare di essere già imparati a sufficienza. L'italiano. Molto spesso si può avere la presunzione di dire, ehi, ho studiato e, che ne so, l'accademia de sto ceppo artistica, finito l'università, fatto i corsi dei ceppi, ora devo solo pensare a lavorare. Non è un pensiero proprio sano per la tua arte. Un fondamento solido in questo campo, ma in realtà che si può applicare a qualsiasi altro lavoro, e che non si smette mai di imparare. Ho notato che molto spesso vivo dei periodi di intensa frustrazione, molti di voi l'hanno anche vissuto perché l'ho tirato fuori in alcuni video, in cui non mi piace affatto ciò che disegno, non mi piace a livello qualitativo né tantomeno a livello di idee vere e proprie. Con l'esperienza ho capito che il modo più efficiente per uscire da questi periodi bui è quello di bombardare il mio stupido cervello ignorante con tante nuove belle informazioni. Quindi, per esempio, affronto un corso nuovo che potrebbe essere semplicemente una serie di tutorial sul web, o che ne so, un libro che spiega come colorare i cammelli, o semplicemente studio l'artbook di un artista che mi piace. Ogni tanto quindi è necessario fermarsi per imparare cose nuove. Questo mantiene costante una sensazione di crescita che uccide la frustrazione di cui vi parlavo prima. Non solo, non si smette mai di imparare, ma che tu abbia 15, 20, 30 o 40 anni devi essere sempre alla ricerca di crescita, cibare quel cervello stupido che ha, ingurgitarlo, farlo ingrassare, perché non è mai sufficientemente grasso, appunto per non sentirti impantanato, evolverti ogni anno e ritrovare sempre una vaga soddisfazione, anche se la verità è che sarai sempre un po' frustrato e insoddisfatto, o non sei un vero artista, ecco, visto che questa è la natura degli artisti, giusto essere frustrati da quando ci si sveglia a quando si va a dormire. Ciao, sono Electric Peo, questo sono io, uomo frustrato, salve.